look at the power. I mean, look at this. In Germania per la prima prova di Coppa del Mondo di Mountain Bike Cross Country 2021. È una prova molto importante perché dobbiamo ancora tirar fuori i nomi per la qualificazione olimpica. L'Italia, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, tutte le nazioni. Siamo in questa località, in questa ridente e gelata località tedesca, dove appunto ci sarà la prima prova. Adesso, attenzione che ci arrestano. No, non ancora. Salve. Adesso andremo a provare il percorso per voi. Questo vlog uscirà di sabato, quindi mi raccomando, sintonizzatevi poi la domenica su Red Bull TV per vedere la gara live commentata da me e dallo Zili per questo weekend. In questo momento si sarà già svolto lo short track. Lo short track è la disciplina nel cross country dove si corre per circa 20 minuti, mezz'ora, su un circuito molto corto. Qui ad Halbstad è stata fatta per la prima volta nel 2018 la prima prova di Coppa del Mondo di short track, dove tra l'altro ho fatto pure settimo, sesto, non mi ricordo, comunque sono andato bene. Quindi praticamente sarà molto importante fare la qualifica, tra virgolette, del venerdì, lo short track del venerdì, per essere pronti la domenica e partire forte. Ciao Neffi! I'm talking about you! Neff tra l'altro ha uno dei piloti favoriti, che è Mattias Flückiger, e negli uomini elite. Adesso però ci cambiamo in fretta e andiamo, perché qua mi sa che becchiamo l'acqua. Sta nevicando, raga, sta nevicando. Adesso ci cambiamo e facciamo vedere la pista con la neve. Dovrebbe essere meglio il meteo per il weekend, ma oggi è mercoledì, quindi giriamo con la neve. Siamo al paddock, qui c'è la Krosh, che è tipo polacca. Là c'è la Cannondale, ciao Cannondale, i miei amici. Là c'è la Santa Cruz, che ha comprato anche un pulmino vintage. No, assurdo. Sono pronto, Simo? Sì, eh? Sì. Ok. Sono pronto. Halbstad, Coppa del... non è abbastanza, eh? Halbstad, Coppa del Mondo Round 1, arriviamo. È tornato il sole ad Halbstad, siamo sulla linea di partenza della Coupe du Monde. C'è uno che prova già la partenza, io la brucio troppo forte. È zona 30 all'ora questa, questa è partenza e arrivo di Halbstad, sia dello short track sia della gara di domenica. Qui si parte sempre a fuoco, buoh, e poi c'è subito un sinistro sull'asfalto. It's freezing today, un'ape. Quindi l'asfalto, si parte un pezzetto, poi ci si infila subito nell'erba. Vediamo com'è il terreno. Che bello tornare in una Coppa del Mondo. No, l'erba non è male. Non è bagnatissimo, sembra. Humid, but not too bad. Come sempre, le gomme ad Halbstad sono dure, anche se le metti in un'atmosfera. Voilà! Ciao, dude! Koretsky! Francese molto forte, eh? Lui è molto forte. What's up? What's up? What's up? Thank you. Prima salita della pista, è già buffo. Una volta si passava dall'asfalto, adesso ho fatto sto sterratino con tutto sto pezzo battuto, che non è male, è un fango nuovo. Non che mi zozzo. Cool, eh? This is cool. Halbstad è fatto così, tipo due anellini. Il primo c'è sta salita qua con un botto di tornantini e bella steep, che ultimamente ci hanno inserito una piccola variante in discesa. Si passa da partenza arrivo dove eravamo prima e poi si va a fare il secondo. Le salite sono ripide e tutte con questo battuto qua, quindi diciamo che si va via abbastanza bene se asciutto, e quando è umido
a volte scivola un po'. Infatti è molto difficile capire la pressione giusta delle gomme. Primo otto c'è subito questo pezzettino di discesa molto corto che porta poi una double way, ma devo dire che il terreno non è male. Not bad, not bad. Qui un po' di shit show, che come sempre a Alpstad è tutto asciutto fino a che arrivi là nel fiume, c'è sempre un bagnato assurdo. Guarda qua, look at the power, I mean, look, look, look at this, che zafferano, mamma mia, fango. Qui mi sa che c'è un primo tratto tecnico, non mi ricordo bene com'è, ma ora andremo a fare. Niente di che, me lo ricordavo peggio. Siamo quasi in cima alla prima parte del percorso, cioè al primo anello. Ci sono questi tornantini, poi una piana, qui ci sono queste passerelline, una piana e poi il primo vero tratto tecnico. Bene, tratto veloce dove chi c'è ancora un po' di gas ci mette un po' di marcia, come direbbero, come direbbe chi non parla tanto di bici, e si avvicina agli avversari. Poi qui anche il 15 d'agosto c'è sempre il bagno, come dicono in Romagna, cioè c'è sempre il bagnato e c'è anche il primo pezzo tecnico. Vediamo com'è quest'anno. Lì sembrava una chicken line. Ponticello, ah no, l'hanno un po' sistemato con i ponti. Chissà se il tratto tecnico shit show. Oh my Jesus, slipido. Tra l'altro, cattiveria gratuita degli organizzatori, dopo quel pezzettino tecnico in giù c'è questo strappetto cattivissimo, quelli chiacchierano. Prima discesa qui, tipo un anno col fango ci sono stati morti e feriti, assurdo, perché praticamente c'era una staccata cattivissima che adesso credo abbiano tolto. Bello questo, bellino. Sì, una staccata cattivissima, mentre adesso sembra più easy. Non ho capito se c'è una double ways, chissà come va a finire, dopo magari proviamo di là. Le double ways servono per sorpassare soprattutto i primi giri quando c'è un bordello. Scropping down. Quindi qua si arriva, si chiama il meccanico. Hey, fammi un gin and tea. Cheers. Poi si va sul secondo anello della pista, che a me piaceva di più perché la salita era costante, pigliavo il mio ritmo e riuscivo ad andare su bene. Caratteristiche dell'Aurelio, se non vi ricordate, più scalatore che discesista, o meglio, più discesista che scalatore. Quindi andiamo in su, tornantini, e qui si faceva, secondo me, meno la differenza perché si va più di passo e gli attacchi sono, riesci a respingerli meglio perché uno lo segui. Certo, uno che ha il doppio della tua velocità non ce la fai, però non mi dispiaceva. E in alto c'è l'ultima discesa, seconda metà della pista, come dicevo quella un po' più veloce e tra virgolette scorrevole. La seconda, appunto, il secondo anello, non è tanto lunga la salita, è dura, costante,
ma una volta che tieni duro fino a qua, poi se sei forte in discesa in genere lasci un attimo di spazio e recuperi. Questa è una discesa dove si fa poco la differenza nella prima parte, ma poi c'è un tratto tecnico, lì c'era da anticipare, che è il Flukiger alla memoria. Dopo proviamo a farlo un po' più forte, perché Mattias, come dicevo prima, la tirata è tutta a fuoco. Dritti qua, diverso, che ha fatto un dritto che è famosissimo in Coppa del Mondo. Ah, qua non si va più, era un po' cambiata, sembra, tipo qua c'erano tre doppiettini e lui li ha sparati dritti clamorosamente. Sembra molto battuta, molto facile. Secondo me vedremo tante rigide in partenza, perché mi sembra molto molto veloce il percorso, però vedremo. Devo stare stretto lì. Sì, siamo sul pezzo finale. Alpstadt ha la caratteristica di avere anche un sacco di piana, quindi praticamente, nonostante sia una gara dove la salita fa sempre la differenza, però questa pianura in realtà cambia molto le carte in tavola. Little Bridge, qui sul bagnato questo si usa un botto, sull'asciutto dipende, dai, potete anche fare gli inside pass. Come vi dicevo, questo sarà oggetto di un botto di sorpassi, soprattutto nello short track e nella gara finale. Bisognerà vedere, un anno Nino ha bruciato Absalon in volata, però adesso è difficile, a meno che non arrivi uno molto più forte dell'altro nello sprint, è difficile che uno passi sul rettilineo finale. Waves finali. Questo è and into the finish line. L'idro poi gliela rubiamo per la bici. Allora Peps, è finito il giro di Alpstadt, vi abbiamo fatto vedere qualche passaggio. Come sempre, la pista è semplice come disegno, no? Quindi due anellini come vi ho detto prima. È molto battuto il terreno, ma anche quando fa due mesi di sole, a parte che è piovuto poco fa, perché prima di partire ha fatto un po' d'acquetta, c'è quella parte, la top part là in alto, che fa sempre un po' di fango, e in sostanza succede che vi si riempie la gomma, come potete vedere, quindi dovete andare sempre a pressioni bassissime, tipo 1 e 2, altrimenti non state in piedi, e stare molto attenti, cioè si va forte, ma scivolare molto facile, fare errori molto facili, l'abbiamo visto in passato con Mattias, con Julien, con Nino, che una volta si è sbriciolato sul finale, ciao! E quindi never easy, ma asciugherà un po' per domenica. Ciao Peps, I'm good, what about yourself? Ciao, good to see you too. E asciugherà un po' per domenica che danno sole. Vedremo come andranno le qualifiche del venerdì, quindi lo short track sarà molto molto importante, perché come avete visto c'è una partenza veloce, ma c'è un grande imbottigliamento là in fondo. Quindi niente, mi raccomando, sintonizzatevi su Red Bull TV on Sunday live. Marco Fontana e Zidiani vi fanno la telecronaca bella. Okay.